Bene ragazzi, ci siamo, andiamo a provare l'M4 dopo l'intervento del dottor Emilio. Sono curioso. Anch'io. Adesso facciamo cold start e sentiamo come suona. Bentornati. Come si fa a spendere un sacco di soldi per una macchina che suona così? Una soluzione c'è, ci deve essere, c'è sempre. Infatti insieme a Raro Performance andremo a mappare il cambio, a mappare il motore e montare un nuovo scarico equal length della Active Autowerk. Cambierà qualcosa? Scopriamolo insieme. Buongiorno ragazzi, su questa M4 andremo ad installare un centrale equal length della Active Autowerk abbinato ad una ricalibrazione della centralina motore, a sua volta abbinata a ricalibrazione del software cambio, il software differenziale, del software servo sterzo con le calibrazioni originali della M4 GTS. La vettura, come introdotto da Matteo, è una BMW M4 del 2016, quindi pre-restyling. Motore S55, classico 6 cilindri in linea 3000 BMW con doppia sovralimentazione, quindi due turbine gemelle, e non ha il pacchetto Competition, quindi una versione tra virgolette base con 431 cavalli. In questa prima fase, quindi vettura appena arrivata in officina totalmente originale, andiamo ad effettuare un test su strada. Nella prova su strada andiamo a verificare innanzitutto le prestazioni della vettura da originale, vi faremo sentire il sound dello scarico di serie ed effettueremo anche alcuni log dei principali parametri del motore per verificare che insomma la vettura sia in regola, quantomeno nella calibrazione di serie, e anche per avere un riferimento poi post mappatura per fare eventuali correzioni. Cos'è questo centrale equal length? È una cosa abbastanza nuova nel panorama delle F80 e delle F82, perché va a risolvere uno dei problemi storici che avevano queste vetture, e che hanno tuttora a dire il vero, che consiste nella differenza di lunghezza delle due linee di scarico che si trovano sotto la vettura. Spieghiamola meglio. Abbiamo detto che il motore è un motore 6 cilindri in linea con due turbocompressori. Per ovvie ragioni di spazio, le turbine sono poste una di fronte all'altra, quindi una più avanti e una più indietro. Per questa ragione sono abbinate a due downpipe di lunghezza differente. Sul centrale, invece, ogni downpipe è abbinato alla sua linea di scarico. Poiché la differenza di distanza, diciamo la distanza tra le turbine è di circa 30 cm, questo comporta anche una differenza di lunghezza dei tubi centrali di circa 30 cm, che nel momento in cui vanno a riunirsi nel terminale finale, che è unico perché poi i flussi di gas di scarico si riuniscono, porta ad avere delle risonanze, una tonalità un pochino metallica che non è molto pulita. Già da originale si sente che è un tono un pochino gracchiante, quasi un po' sporco come sound. La cosa peggiora notevolmente nel momento in cui si va a installare un downpipe senza catalizzatore o anche togliere i risonatori centrali. Insomma, purtroppo sono vetture che suonano, ma con una configurazione di scarico classica suonano piuttosto male. La novità e la particolarità che rende unico questo sistema equal length, in questo caso sviluppato dall'Active Autowerk, è che grazie alla forma molto particolare, ricca di curve e di intersegamenti tra le due linee di scarico, riesce a compensare con un centrale ad hoc questa differenza di lunghezza, così che i gas di scarico si riuniscano nel terminale dopo aver percorso esattamente la stessa strada. E questo effettivamente dà origine ad un suono molto più bello, molto più pulito, oltre a fare più rumore perché vengono rimossi i catalizzatori secondari ed il risuonatore. Ma quello che interessa è proprio la qualità del sound. E sentiamo dunque come suona la vettura da originale. Sound che si sente all'interno con il sistema ASD, è un sistema che BMW chiama Active Sound Design, che sostanzialmente riproduce un suono dello scarico finto
dalle casse. Ora prendiamo le misure come da istruzioni Active Autowork per tagliare il terminale originale, perché il punto di giunzione sarà all'incirca questo. Lo scarico installato si presenta così. Dunque sfrutta gli spazi a disposizione nella parte bassa della vettura per realizzare questo intreccio di tubi molto particolare, che poi si ricongiungono in questo punto con il terminale originale. Quindi da fuori viene anche mantenuto un look esattamente come quello di serie, e andiamo a scoprire la differenza di sound. Facciamo cold start e sentiamo come suona. Cacchio, suona. Suona, suona! Questo è il suono dello scarico originale. E questo è il suono dello scarico Active Autowork. Bene, eccoci finalmente a bordo di questa M4 dopo l'intervento di Emilio. Sentiamo come va. Non l'avevo guidata prima e non so la differenza sinceramente, però mi sembra che vada davvero forte. Risposta del cambio, la cambiata è molto più secca, e come mi dicevi tu, abituato alla tua M3, diciamo che con questa calibrazione del cambio della M4 GTS, per quanto possibile, riporta un pochino quell'ignoranza, quel calcio nella schiena che dava il modello con l'SMG. Chiaramente non è la stessa cosa, però poi dimmelo tu che la stai provando. Sto metabolizzando e no, vabbè, sono due mondi completamente opposti. Questa va due volte tanto, quindi sì, vabbè, ovviamente l'aumento di potenza, chiaramente quello è percepibile, anche se come accennavo abbiamo optato per una calibrazione motore che comunque mantenga la coppia su dei livelli più o meno bassi tra virgolette, per mantenere una guidabilità della vettura, diciamo, renderla più facile da guidare, più sfruttabile anche in questi frangenti. Quindi
curve, vai, attenzione. Spinge, spinge, in una spinge, spinge. Impressionante come esce fuori dalle curve. Sì, ecco, questo è grazie soprattutto alla calibrazione differenziale dell'M4. Vedi, ora normalmente, anche con la vettura originale, in uscita da questi tornanti che stai facendo, che sicuro. Ecco, vedi, qui se dai tutto gas, vedi la vettura non allarga tantissimo, cioè il differenziale ti aiuta molto, molto, molto in uscita di curva. Con la calibrazione originale, anche con la mappa originale, a fare una cosa del genere, quasi che ti gireresti. Sì. Hai visto quanto aiuta il differenziale nella guida? Devo dire che è più fluida, ti permette anche di più in uscita curva, come dicevi te. Abbiamo lavorato su tre fattori sostanzialmente. Una risposta dell'acceleratore lineare, diciamo, quindi non una risposta troppo brutale, altrimenti si hanno serie difficoltà a controllare il gas. Un valore di coppia non eccessivo, quindi una coppia piatta, lineare, limitata intorno ai 640 Nm, anche se il motore potrebbe farne molti di più, e soprattutto la calibrazione sia del software cambio sia del software differenziale con le calibrazioni di serie della M4 GTS, che sono innanzitutto calibrate su una vettura che di serie aveva già 500 cavalli, quindi orientativamente la potenza che ha questa, e soprattutto sono calibrate per un uso molto più sportivo, infatti il differenziale blocca di più sostanzialmente e ti aiuta tanto a mantenere la trazione in questi frangenti. In merito ai risultati della mappatura, quindi valori di coppia, valori di potenza, vorrei fare una piccola premessa. Nel senso che in questo periodo vanno molto di moda gruppi Facebook, chat, insomma, che con il diffondersi degli strumenti di misurazione dei tempi di accelerazione, come il Big Gear, come il Draghi, come tanti altri che adesso a buon mercato permettono di misurare le prestazioni della vettura, il focus sembra essersi spostato da fare una vettura che diverte a fare una vettura che batte un record. E l'accelerazione 100-200 con la macchina originale, il record del 100-200 con la vettura con la 180 anni più additivo. Quindi ognuno fa il suo record. Sì. Vabbè, per carità, sono approcci differenti, non è che quello mio è giusto e quello di altri è sbagliato. Però, mentre anni fa c'era il B-Box per l'accelerazione, c'era solamente quello, sì, che costava 500 euro, non c'era nessuno, non calcolava la pendenza, non calcolava nulla, quindi era un po' una cosa a sé. Adesso pare che la pubblicità si faccia solamente battendo i record. Il nostro approccio, da questo punto di vista quantomeno, punta a qualcos'altro, nel senso punta a fare una vettura che sia bella da guidare, perché veramente. Questa poi dipende dai modelli, attenzione, perché su dei modelli si può salire soltanto con la coppia, su dei modelli di meno. Sulle M2, M3, M4 in generale, tutto il gruppo BMW a trazione posteriore, se la mappatura deve fare il tempo, tra virgolette, chiaramente ha necessità di fare tanta coppia a basso regime, a medio regime, dai, diciamo medio regime, che certamente ti dà più spinta quando fai un'accelerazione 100-200, magari partendo di terza, di quarta sull'M4, però poi all'atto pratico ti rovina un pochino il piacere di guida, perché a fare i tornanti in montagna, andando in pista eccetera, se la risposta dell'acceleratore è troppo violenta, se hai 700 e passi Newton metri di coppia, ma quando li metti a terra? No. Ti trovi una macchina che slitta, che è brutta da guidare, che è difficile da guidare, sì, e non è neanche una questione di manico, perché no. Vabbè, certo, il pilota professionista saprà gestirla anche con 800 Nm e il guidatore inesperto magari si fa male anche con quella originale. Non è questo il punto. Ognuno sa guidare come sa guidare lui. Ma certo. Però è proprio il piacere di guida, diciamo, la facilità con cui si dosa l'acceleratore, poter dar gas in uscita di curva senza stare a preoccuparsi troppo. Quindi il nostro approccio è questo. Rinunceremo sicuramente a qualche decimo sul 100-200, però sono sicuro che il cliente, almeno questa è la sua richiesta, si divertirà molto di più.
ragazzi, se seguite il mio profilo Instagram Officina del Pilota e quello del signor Emilio Raro Performance, ve li lascio qui sotto, avrete diritto a uno sconto fino al 10% sui lavori che effettuerà proprio lui. Che ne pensi? Sì, assolutamente una bellissima iniziativa, e dunque offriremo il 10% di sconto sul listino BS Racing di cui siamo dealer su Roma a chiunque chieda un preventivo e segua la pagina utilizzando il codice sconto Officina del Pilota. 10% di sconto in due step: segui Officina del Pilota, segui Raro Performance, e quando ti fai fare un bel preventivo da lui devi dire che c'hai il mio codice sconto, quello di Officina del Pilota. Non è molto comodo effettivamente, e comunque è una giostra perché va fortissimo, tira, però cioè, ti sballotta alla fine, dici, vabbè, okay. Dopo tre ore che la guido a me già mi ha stufato. Vabbè, sì, mi ha rotto il cazzo, sì.